A curare le malattie ci pensa la medicina, ma spesso per curare l'anima c'è bisogno di un sorriso. E allora asini, clown, libri e musica sono l'ideale per dimenticare i problemi e godersi un momento di spensieratezza. Le terapie integrative sono utilizzate sempre più frequentemente per aiutare grandi e piccini in maniera spontanea ed interattiva, ma ovviamente sempre con la supervisione degli specialisti del settore. Noi facciamo appunto clownterapia, che è un modo particolare di approcciarsi alla malattia, nel senso che non guardiamo la malattia in sé e quindi il paziente non è per noi un malato, ma è compagno delle nostre appunto avventure. A volte dobbiamo anche affrontare il rifiuto, cioè sia il bambino che l'adulto a volte non ci accettano, non ci fanno entrare nel loro mondo. Però in ogni caso noi anche questo lo vediamo in maniera positiva, nel senso che in quel momento, portando i nostri colori, diciamo, portando i nostri sorrisi, li abbiamo comunque distratti da quella che è la condizione particolare di quel momento. Tra le varie terapie complementari, la pet therapy sfrutta l'interazione uomo-animale e crea una forte relazione tra operatore asino e utente, proprio come avviene per l'onoterapia. L'asino terapia non è intesa solo esclusivamente per le persone comunque portatori di handicap, ma anche per delle persone che hanno avuto problemi a livello sociale. Per interagire con questi animali non è necessario poi cavalcarli per forza. Il contatto già fisico è importante. Questi animali abbiamo scoperto che hanno delle caratteristiche a stimolare determinate persone che in realtà non hanno la possibilità di relazionarsi. Che la lettura faccia bene e che alleni la mente si sa, ma nasconde anche altre proprietà spesso sottovalutate. La biblioterapia può essere diretta a tutti, bambini, adolescenti, adulti, anziani. Due sono le accezioni fondamentali, quella terapeutica e quella riferita all'autoaiuto e alla crescita personale. Parliamo naturalmente di libri scritti con serietà scientifica e professionale in questo caso. La biblioterapia può essere applicata sia individualmente, quindi con una persona singolarmente, oppure in gruppo. E tra una nota e l'altra, anche la musicoterapia è un valido supporto non solo per bambini e da oggi si può fare anche attraverso il web. La musicoterapia è un sistema di intervento che può essere educativo o riabilitativo. Noi normalmente lavoriamo con pazienti psichiatrici e con bambini e adolescenti. La musicoterapia viene attivata anche in alcune patologie classiche, per esempio degli anziani, nella demenza senile, nell'Alzheimer e nel Parkinson. Insomma, proprio come sosteneva Thomas Mann, l'interesse per la malattia è sempre e soltanto un'altra espressione dell'interesse per la vita.